È arrivata la doppietta da parte di Emanuele Morini su calcio di punizione e poi su calcio di rigore. Sicuramente uno specialista sui calci piazzati serve sempre ad una squadra anche per sbloccare le partite. Assolutamente sì, ma noi comunque abbiamo giocatori importanti che possono fare la differenza in qualsiasi momento, quindi non solo Morini. È toccato a lui come già in precedenti occasioni, quindi va bene così. Però ecco, ripeto, quello che è importante è aver fatto un risultato e adesso dobbiamo lavorare su quelle cose che non mi sono piaciute. Dopo Fondi la squadra sembra cambiata proprio a livello mentale, molto più concentrata e ora le tre vittorie consecutive danno chiaramente molta fiducia. Ma fiducia ce l'avevamo anche prima, come non ci dovevamo demoralizzare dopo la partita col Fondi, non dobbiamo esaltarci adesso che abbiamo fatto tre vittorie di seguito, perché le difficoltà sono sempre dietro l'angolo, dobbiamo solo essere umili, lavorare e pensare giornata per giornata. Era un impegno proibitivo per il Palestrina che alla fine si è reso per 2-0 alla Lupe Roma. Nel finale avete giocato con un uomo in più, ma non siete riusciti a riaprire il match. Sì, ci abbiamo provato, sapevamo, come ha detto, che era proibitiva, però sono molto contento della squadra. Penso di aver fatto veramente una buona partita qua contro una squadra che sappiamo tutti deve vincere il campionato quest'anno. Non mi piace parlare degli arbitri, non lo faccio mai, però veramente oggi ho visto un arbitro che ci dava tutto contro. Infatti io penso che il rigore assolutamente non c'era, il mio giocatore aveva il braccio attaccato al corpo, ha deciso così, insomma, niente, abbiamo preso gol su due palle inattive, una punizione, un calcio di rigore, quindi che dire, sono molto contento della mia squadra.